rientra nella... parrocchiale di San Paolo Apostolo, le rivolgo il più caloroso benvenuto per essere oggi in questo giorno così speciale in mezzo a noi. Saluto l'architetto Antonio Ricci, direttore dell'ufficio tecnico della Curia di Foggia Bovino e tutte le maestranze che in questi mesi si sono avvicendate per portare a compimento i lavori di riqualificazione dell'ex asilo, oggi oratorio San Paolo Apostolo. Il motivo che ci vede riuniti è di grande importanza e di portata storica per la nostra parrocchia. Oggi molto probabilmente si scrive una delle pagine più belle della storia della nostra comunità. Oggi l'oratorio San Paolo Apostolo diventa realtà. In verità in questi ultimi anni la nostra parrocchia ha avvertito sempre più il bisogno di realizzare l'oratorio. Nel 2014 i sacerdoti che erano alla guida della comunità costituirono l'associazione sportiva dilettantistica e culturale Oratorio San Paolo Apostolo. Da allora tante iniziative sono state svolte, greste, feste di carnevale, gite, festa di San Paolo. In questi ultimi tre anni, che coincidono con l'arrivo mio e di Don Pasquale, in questa comunità si è cercato di compiere un passo ulteriore, individuare un luogo fisico che potesse accogliere bambini, ragazzi e giovani in maniera stabile per curarne la formazione. Questo spazio è stato individuato nei locali che fino a 27 anni fa erano adibiti ad asilo parrocchiale.
Con la chiusura dell'asilo questi locali sono stati utilizzati per catechesi, feste, incontri, ma si trattava di locali che non erano idonei in quanto privi dei requisiti previsti dalle normative in materia di sicurezza, impianto elettrico, impianto di riscaldamento, bagni. Di qui l'impegno dell'intera comunità a far sì che questi locali diventassero fruibili. A tal proposito è stato elaborato un progetto e con tutte le approvazioni della Curia di Foggia Bovino e del Comune di Foggia, il 28 giugno 2021 sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione e riqualificazione dei suddetti ambienti parrocchiali. Finalmente la nostra parrocchia potrà godere di spazi interamente riqualificati per accogliere i nostri ragazzi. Da martedì prossimo chiunque vorrà potrà trascorrere in maniera sana il proprio tempo libero. Oltre alla catechesi e all'esperienza sacramentale, i nostri ragazzi in oratorio potranno fare esperienza di Cristo e della Chiesa attraverso il gioco, il tempo libero, attività di laboratorio, gite e tanto altro ancora. Si è provveduto a tal proposito a realizzare anche un progetto educativo che delinea obiettivi e mete dell'oratorio San Paolo Apostolo. Esistono centri sociali, centri di aggregazione giovanile, polisportive, palestre, ludoteche, ma non sono e non saranno mai oratorio. Il fare può essere simile, ma l'oratorio è un'altra cosa. Per fare oratorio è necessario anzitutto essere e fare chiesa. L'oratorio è una necessaria palestra di vita dove la preghiera, l'istruzione religiosa, il gioco, l'amicizia, il senso della disciplina e del bene comune, la letizia, il rigore morale si fondono insieme per fare dei ragazzi e dei giovani cristiani forti e coscienti. Sento il bisogno di ringraziare il nostro vescovo, Monsignor Pelvi, che da subito si è fatto carico in tutti i sensi del progetto oratorio. Ringrazio lei e gli uffici di curia direttamente interessati, l'ufficio tecnico diocesano nella persona dell'architetto Antonio Ricci e l'economato diocesano nella persona di Alfonso Buonpensiero. Voglio ringraziare tutta la meravigliosa comunità che in questi mesi si è prodigata in una raccolta di fondi senza precedenti. Tutte le realtà parrocchiali si sono mobilitate con varie iniziative finalizzate al reperimento delle risorse economiche, collette, pesche di beneficenza, lotterie. Grazie a tutti i gruppi, il Cammino Neocatecumenale, Azione Cattolica, Caritas, Consiglio Affari Economici, le Corali, gruppi giovani e giovanissimi, l'equipe dell'oratorio, gli addetti a vario titolo alla liturgia, il gruppo Santa Marta, il gruppo del laboratorio sartoriale, grazie alla meravigliosa comunità di San Paolo Apostolo. Si ringraziano però anche altri benefattori, si ricorda la Fondazione dei Monti Uniti nella persona del presidente Aldo Ligustro, oggi non è presente ma c'è la consigliera Costanza Di Muro, il club Rotary Foggia Umberto Giordano nella persona del presidente Carlo De Bellis che ha deliberato nel precedente anno un contributo e l'attuale presidente Renata Montini. Voglio ringraziare anche Maria Buono, senza la quale oggi non esisterebbe il laboratorio sartoriale, e l'amico Paolo Di Fonso che in mille modi si è prodigato per la riuscita del progetto oratorio. Il Lions Club Foggia Atti nella persona della dottoressa Gloria Fazia, la biblioteca Magna Capitana nella persona della dottoressa Milena Tancredi, che già nel 2019 insieme al Lions Club Foggia Arpi hanno realizzato presso la nostra parrocchia la biblioteca che già conoscete, e molti dei mobili, dei divani, delle sedie che trovate nel nostro oratorio ci sono state donate dalla biblioteca Magna Capitana. Eccellenza, lo scorso 14 agosto durante l'omelia in piazza 20 settembre in occasione dell'assunzione, mostrando tutta la sua preoccupazione per le giovani generazioni, auspicava che le parrocchie mettessero sempre più a disposizione i propri locali parrocchiali a favore dei ragazzi. Noi, e non è piaggeria, ci siamo sempre sentiti in sintonia da questo punto di vista. Avere questi spazi e non poterne usufruire appieno era davvero una grande sofferenza e un dispiacere grande. E lei lo sa, perché ne abbiamo parlato tante volte. Ma adesso è tempo di guardare al futuro, di farlo con speranza. È tempo di accogliere i ragazzi del nostro territorio, di rimetterci in cammino con maggiore entusiasmo e speditezza. Sono contento di questa giornata, ma non dobbiamo fermarci a questo giorno, perché da domani l'oratorio deve funzionare e dobbiamo accogliere questi ragazzi a cui si proporrà sempre l'Eucaristia, il sacramento della confessione, la formazione come lo facciamo per gli adulti. Ora più che mai è arrivato il tempo di guardare avanti.
Da oggi la nostra comunità di San Paolo Apostolo io credo che sia più bella, questa parte di Foggia oggi è più bella. Senza presunzione, anche la chiesa di Foggia Bovino forse oggi è ancora più bella grazie a questa iniziativa, perché insieme è davvero tutto più bello. Grazie di tutto e che il Signore attraverso il Vescovo possa benedire quest'opera che inizia in Lui e in Lui possa trovare il compimento. Buongiorno a tutti, sono l'architetto Ricci e nella presentazione ha già detto tutto Don Antonio. Niente, abbiamo fatto un intervento che è stato proprio radicale. Voi vedete ben poco adesso, vedete tutto pulito, tutto in ordine, però abbiamo rimesso a norma anche l'impianto elettrico, e una cosa fondamentale è quella che abbiamo puntato anche sugli impianti. Abbiamo realizzato un bagno anche per disabili e, come vedete, sono state realizzate anche delle rampe per l'accesso ai diversamente abili, specie quelli su carrozzina. Niente, ripeto, vedete soltanto dei locali puliti, però il lavoro è stato anche molto, molto pesante. Siamo intervenuti sugli intonaci, sulla pavimentazione, vedrete il colore bianco, niente. Tutto qui. Io vi ringrazio. Alla scuola, vero? Sì. Bene. E poi domani ci sarà questo grande evento che è preparato dal nostro incontro di questa mattina, perché domani verrà a Foggia il Presidente della Repubblica. Perché vi dico questo? Perché non ci possiamo ammalare, perché io ho freddo, voi non avete freddo. Allora, domani si va a scuola sani e salvi. E così io non sono molto lungo nel dire qualcosa, vi dico solo che nella realtà della nostra diciamo diocesi significa Foggia, va bene? A Foggia ci sono dei punti, io direi dei punti luce, e sono i padri Giuseppini, no? Sapete, la chiesa di San Michele, dove ci stanno degli oratori e dove ci sono dei campi per giocare. Poi ci sono i padri salesiani, la chiesa di San Giovanni Bosco, poi anche lì ci sono campetti e luoghi per stare assieme, e poi c'è la chiesa di Sant'Alfonso lì alla zona del Candelaro, e anche lì ci sono tante attività di oratorio. Mancava ancora, e mi auguro che poi vi dico ce ne siano altri, mancava ancora un po' nelle parrocchie della diocesi. E allora, con l'impegno, ma direi la incoscienza del parroco, che poi è santità, perché oggi la Chiesa non deve avere solo il luogo per pregare, ma deve essere un luogo di famiglia dove si sta assieme, dove si gioca, dove si progetta. Io dico sempre, l'oratorio è una parte di quella parola che è il laboratorio. Vedete che il laboratorio comprende l'oratorio, perché oggi i nostri ragazzi sono veramente soli, tante volte sono tristi. E allora, perché questo oratorio? Per dare un esempio alle altre parrocchie della diocesi, perché tutte le parrocchie dovrebbero organizzarsi, avere prima l'oratorio, e io direi le chiese già ci sono, perché dall'oratorio poi si capisce perché ci sono le chiese. Allora, che si fa in oratorio? Si sta insieme, si fa sempre. Ma non è che l'oratorio è come la chiesa dove si prega, altrimenti abbiamo due chiese insieme. L'oratorio invece diventa il luogo dell'amore, il luogo della tenerezza, laddove ci vogliamo più bene, impariamo a volerci bene, come quando siamo davanti all'altare di Gesù e ci accostiamo, ci avviciniamo alla comunione. Allora è una giornata di festa. E perché è festa? Perché finalmente si comincia a capire
che le parrocchie devono essere parrocchie aperte, che le parrocchie non servono solamente per celebrare la messa e fare la confessione. Allora davo un messaggio da oggi l'oratorio della parrocchia di San Paolo. Chissà se, e qui ci sono anche tanti confratelli, è vero, che perdono la testa a loro e la confraternite, e chissà se tanti luoghi di culto che abbiamo sparsi per la città non possano diventare oratori, tante confraternite potrebbero diventare luogo di aggregazione, luoghi di amicizia, luoghi di fraternità. Apriamo le nostre strutture, non ne abbiamo bisogno per crescere in umanità, non abbiamo solo necessità di avere il tempio per pregare, ma abbiamo necessità di avere invece tanti spazi dove Gesù è in mezzo a noi e ci fa crescere assieme. Allora è un messaggio che lancio perché tutte le parrocchie possono più avere oratori che avere gli spazi per la preghiera, non che non bisogna pregare. Scusate, cercate di capirmi, io non è che sono contro le parrocchie, ma oggi abbiamo bisogno, vedete i ragazzi, una volta che hanno celebrato l'Eucaristia e la Cresima, scompaiono dalle nostre comunità. Le statistiche ci dicono che il 47% degli adolescenti sono lontani dalla Chiesa, si dicono non credenti. Questo vuol dire che veramente abbiamo bisogno allora di luoghi di aggregazione. La scuola è importante, l'oratorio è importante, la famiglia è ancora più importante perché ci manda a scuola e ci manda all'oratorio. Va bene, allora il coraggio, perché in tutte le parrocchie è vero ci sono difficoltà, però ci vuole il coraggio, bisogna oggi essere incoscienti e cercare di imparare dai ragazzi, dai bambini, perché la vita che guardiamo è una vita che spetta a loro. Il futuro è veramente la speranza del mondo, guardando i nostri figli, dando a loro possibilità di stare insieme, di volersi bene e di crescere sempre nel rispetto, nell'accoglienza, nella tenerezza, nella bontà. Ecco, l'oratorio è il luogo della bontà. Allora Gesù ci ha detto che dobbiamo essere buoni, quindi facciamo ogni chiesa un oratorio, no? E allora se la chiesa non tiene i locali, deve vedere come avere dei locali vicino, allora invece di spendere tanti soldi per abbellire a volte delle situazioni ecclesiali, non abbiamo bisogno dell'oro delle chiese, abbiamo bisogno del cuore dei bambini e dei ragazzi. Adesso facciamo la benedizione così andiamo a casa, perché qui stiamo gelando. Signore, ti ringraziamo per l'Eucaristia e il Vangelo, che sono il fulcro della vita comunitaria. Ti chiediamo in particolare che questi ragazzi e i giovani siano sempre al centro del nostro cuore e dei nostri pensieri. Portiamo in questo oratorio la forza dello Spirito, perché dispersi tante volte con la cattiveria e l'inimicizia, ritorniamo a te con tutto il cuore. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo. Concedi ai tuoi fedeli la salute del corpo e dello spirito, la concordia fraterna e la pace, la gioia di servirti nella Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Le caramelle? Sì, le caramelle. E le caramelle io non ce l'ho. Ce l'ha Don Antonio. Dopo ve le do. Va bene, allora intanto prendetevi le gocce di acqua santa, che non sono caramelle, servono a poco, voi dite, vero? Però dopo Don Antonio vede lui. No, quella là prende il titolo. Allora vi do la benedizione. Facciamo così. Va bene. Yes.
adesso il vescovo passerà in mezzo a noi, ci benedice, poi scoprirà la targa e benedirà anche i locali dell'oratorio San Paolo Apostolo. Piano piano, Enzo, a quel sì, vai! Ehi ragazzi, piano piano!